li hanno fatto partire. Grazie. Ogni persona ha il diritto di viaggiare, di scegliere dove andare a vivere, come ho fatto io a 16 anni, quando avevo 16 anni, che ho attraversato anche io il Mar Mediterraneo per arrivare in Italia. Aprire la bocca senza pensare e cosa a quello che diciamo. Buonasera a tutti, scusate se vi parlo solo un minuto. Allora, innanzitutto volevo ringraziare veramente di cuore per la solidarietà, per la vicinanza. Sono Ali Daciri, il mio cugino era sulla barca e stiamo cercando lui, e oggi ho parlato anche con un suo amico, perché era con lui insieme sulla barca, e oggi non sono riuscito a identificare, a quanto pare, diciamo, tra i dispersi. Se avete delle notizie, lui aveva 17 anni, e mio cugino. Se qualcuno magari lavora in ospedale o in un centro di accoglienza, o se vedete anche in giro, io sono qua per alcuni giorni, e anche magari potete rivolgere anche a lei. Io vi ringrazio veramente di cuore, e grazie di cuore per la solidarietà, per la vicinanza. Noi siamo stati accolti dalla vostra comunità, dalle persone meravigliose che siete, e siamo accolti in un B&B, addirittura non paghiamo nemmeno, veramente grazie di cuore. E in più volevo dire che solo una cosa, che le persone che scappano dall'Afghanistan, come diceva il mio amico Dawood, e cercano di scappare dai talibani, e soprattutto sono tante donne, sono persone giovani istruiti, non hanno la possibilità di studiare, non hanno la possibilità di lavorare, soprattutto sono le donne. Voi sapete che dal 2001 fino a 2021 hanno sfidato il fondamentalismo e il maschilismo, e sono riuscite a trovare anche l'identità, la dignità, l'identità, perché non avevano nemmeno un nome sotto il primo governo talibano, nemmeno un nome. Ad esempio io il nome della mia mamma non sapevo nemmeno, il nome della mia nonna non sapevo. Vengono spesso chiamate la mamma di Alidad, la nonna di Alidad, così via. Loro sono riuscite a trovare, diciamo, identità, ma anche lavoravano, avevano un lavoro, una dignità. Oggi i talibani sono ritornati 2 anni fa, e oggi tanti di loro rischiano perché magari chi sono andati a studiare per lo studio, perché hanno studiato, per solo l'unica colpa, perché hanno studiato, o hanno collaborato con la comunità internazionale, o hanno lavorato per i due ministeri, difesa e l'interno. Vengono arrestati quotidianamente, solo che noi non sappiamo, perché tutti i media sono concentrati sulla questione in Ucraina. Abbiamo dimenticato l'Afghanistan, il popolo afghano. Se, diciamo, la comunità internazionale non interviene in questo momento, ci sarà una tragedia umanitaria. 28 milioni di persone rischiano, ma tante rischiano anche, magari prima avevano un lavoro, vengono arrestati dai talibani, vengono uccisi, per cui loro cercano di scappare. L'unica possibilità che hanno, pagando un trafficante. Perché non apriamo un corridoio umanitario per queste persone? Mi chiedo, no? Perché non possiamo fare qualcosa? Io ho fatto un viaggio lunghissimo per arrivare dall'Afghanistan, ci ho messo 4 anni e 6 mesi. Sono rimasto senza acqua, senza cibo, era un viaggio tra la vita e la morte. E quindi anche loro, chi parte sa che rischia, però il rischio di rimanere in Afghanistan è molto molto di più, per questo cercano di scappare, arrivano qua. Per cui oggi veramente vi sono molto grato, grazie per il vostro sostegno, solidarietà e vicinanza, grazie mille.